Abbiamo toccato diversi paesaggi, visitato città, insenature. Siamo stati spinti ogni volta ad avventurarci più in là, come se qualcosa ci sfuggisse e sembrava potesse trovarsi nel porto successivo. Ora che il viaggio termina, ci resta la sensazione che in quello che non abbiamo ancora toccato vi sia molto di più. Sappiamo però che il nostro sguardo, per quanto parziale o limitato, ha cercato di cogliere quella goccia di splendore affinché potesse ancora brillare e farci luce. Dunque è lecito adesso sperare che quel Dio da te tanto invocato, Faber, si sveli e condivida il viaggio dell'umanità, stando dentro di noi affinché lo si possa riconoscere. Thank you.
per me Spiritus è veramente una canzone non riempitiva, ma veramente molto importante. Tra l'altro io non so se Dio esiste, obiettivamente, non ne sono certo. Però sono convinto che se Dio esiste, Dio è un estremista. Deve essere un estremista. E se è un estremista lo è in tutto, anche nel sorridere, anche nel sentirsi coinvolto. Quasi mi stimoli. L'anno scorso ce l'ho fatta. L'anno scorso ero alla festa del Fatto Quotidiano, già l'anno scorso. Eravamo lì nella pinetta della Versiliana, lì a Viareggio, e alla fine tutti i professori, il tema era su Dio, siamo andati avanti. Alla fine guidava Loris Mazzetti, tra l'altro. Dice, avete proprio un minuto là, un minuto e mezzo per sintetizzare Dio. E allora mi ricordo i nomi, ma tutti i professori, filosofia. E allora se lasciamo Don Gallo l'ultimo. E allora qualcuno dice, l'essere, ecco, tu hai detto, per esempio, estremista, l'essere trascendente, sta gente, un gran palco lì, beh, se esce, allora Don Gallo, io mi alzo in piedi, a me basta che sia antifascista, poi va sempre bene.